RDA Radio 1, Radio Ballerina One, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. Stai ascoltando Antenna Romana 1. Ascolta Radio Vacanze, con noi ti sembrerà sempre di essere in giro per il mondo. Radio Vacanze, l'unica radio tematica sul turismo. Cari amiche e cari amici, eccoci alla seconda parte del nostro programma settimanale di Viaggiando e Mangiando. Beh, voglio parlare in questo caso di un frutto meraviglioso, stupendo, amabilissimo, le ciliegie della Val Venosta, le ciliegie di alta montagna baciate dal sole. Pochi paesaggi suscitano un fascino comparabile, la Val Venosta con la sua natura rigogliosa, i filari di meli che la percorrono, il sole a scaldare è un vero angolo di paradiso. Da metà luglio ad agosto la valle celebra, appunto per le sue succose mele, accoglie nuove sfumature rosso scuro tendente al nero violaceo. Le ciliegie Val Venosta finalmente sono mature e pronte per meravigliare occhi e palate. Favorite da un microclima ideale, con 300 giorni di sole e una forte escursione termica tra giorno e notte, i preziosi frutti sono ancora più invitanti, compatti, succosi e brillanti secondo natura. Cosa rende uniche le ciliegie Val Venosta? Simbolo dell'estate, le ciliegie Val Venosta presentano un'incantevole silhouette tondeggiante o cuoriforme e custodiscono un dolce aroma unico nel suo genere. Infatti, cullati da una leggera brezza, abbracciati dai caldi raggi del sole, i graziosi frutti maturano lentamente e hanno tutto il tempo di sviluppare un'incredibile dolcezza accompagnata da una piacevole punta di acidità. E poi sono ricche di vitamine e sostanze minerali, dunque buone, belle e anche salutari. L'habitat della valle è il luogo ideale perché le ciliegie crescano in tutto il loro splendore e maturino deliziose tonalità di sapori. L'altitudine di coltivazione, tra gli 800 e 1300 metri di quota, contribuisce a conferire alle ciliegie un sapore ancora più intenso e una croccantezza impareggiabile. Tra le principali varietà di ciliegie della Val Venosta risaltano la regina, dal calibro superiore alla media e dal cuore e dal colore rosso, scuro e marrone, e la cordia, dalle sembianze di un piccolo cuore rosso. Ottime da assaporare in purezza, queste delizie di alta montagna sono anche perfette per realizzare sfiziose ricette, quali ad esempio la panna cotta al cocco con ciliegie speziate, un goloso dessert che unisce il gusto esotico del cocco e le note delicate della vaniglia alla dolcezza delle ciliegie della valle, speziate con chiodi di garofano, cannella e sfumate dal rum, un dolce a cucchiaio semplicemente irresistibile, buono in ogni occasione. Baciate dal sole e coltivate con amore, le ciliegie Val Venosta anche quest'anno portano con sé tutta la bellezza e i sapori dell'estate. E adesso, parlando di estate, dobbiamo parlare anche di Forte dei Marmi. Vino VIP in scena a Forte dei Marmi. Il summit del vino torna il 25-26 giugno nel cuore della Versilia. Una due giorni aperta al pubblico all'insegna del bere di qualità con due appuntamenti imperdibili. Il Grand Tasting insieme ai protagonisti dell'enologia italiana e il Vermentino Show. I protagonisti dell'enologia italiana si danno appuntamento in Versilia alla seconda edizione Vino VIP al Forte, in programma domenica 25 e lunedì 26 giugno a Forte dei Marmi in Versilia, in Toscana. La Biennale porterà sul litorale toscano 50 aziende vitivinicole provenienti da tutta Italia coinvolte in talk show, degustazioni e due appuntamenti d'eccezione. Il Grand Tasting con le sue importanti realtà dell'enologia italiana e il Vermentino Show, un focus dedicato a questo vitigno che si sta facendo amare sempre di più da esperti e consumatori. È atteso come ogni anno un selezionato pubblico internazionale di professionisti e appassionati. Palcoscenico di Vino VIP al Forte sarà la storica Villa Bertelli, palazzo ottocentesco che accoglie ogni anno eventi artistici e culturali e con il suo ampio giardino esterno sarà un elegante luogo di incontro per l'enologia internazionale, diventato ormai un'occasione di networking di importanza fondamentale per i protagonisti del settore. L'evento proporrà come da tradizione un'ampia riflessione sui temi di maggiore attualità. Il primo appuntamento è in programma per la domenica pomeriggio, il talk show inaugurale che vedrà coinvolti imprenditori, operatori e stampa di settore. Lunedì 26 giugno, in orario serale dalle 18 alle 22, si alzerà il sipario sul Grand Tasting di Vino VIP al Forte, un banco d'assaggio che vedrà riuniti i grandi nomi del vino italiano, dove le 50 aziende protagoniste porteranno in degustazione tre delle loro migliori referenze. L'ingresso alla degustazione sarà disponibile solo in prevendita. Informazioni e prevendita disponibili sul sito www.vinovipalforte.it. Beh, insomma, anche queste due notizie gustose, interessanti, appaganti, rinfrescanti, ma soprattutto golose, come sempre. Beh, allora, a questo punto, parlando di gola, parlando di uno dei sensi, insomma, del palato, del naso, di questa multisensorialità, non possiamo tralasciare anche l'udito. E a questo punto sentiamo,
ascoltiamo attentamente la canzone che ci propone la nostra radio, la vostra radio, Radio Vacanze, in attesa di risentirci tra qualche minuto per parlare, come sempre, di ottimi, ottimi vini. E a tra poco.